Oggi sono particolarmente soddisfatto. Ritengo che anche l'amministrazione Cristaldi lo debba essere. Abbiamo finalmente dato in consegna i lavori all'impresa che si è aggiudicata appunto la gara, che riguarda la via Santoro Bonanno, un punto critico della nostra città che era sempre soggetta ad allagamenti. Verrà fatta una pompa di sollevamento che confluirà, diciamo, le acque bianche, e aggiungo inoltre che sono lavori già in corso in punti critici della nostra città che riguardano la Santa Maria di Gesù e la via Val di Noto. Anche qui, ogni volta che pioveva, c'erano sempre dei disagi per i cittadini, con allagamenti delle case e con gravi disagi appunto per i nostri cittadini di Maseru del Vallo. Inizieranno a breve anche i lavori della via della Resistenza con un nuovo impianto di pompa di sollevamento in piazza Tre Valli. Questo inizio dei lavori a causa anche dell'esondazione che c'è stato nel mese di novembre. Devo altresì avvisare la cittadinanza e informarla che il depuratore di Mazara 2 è adesso pienamente funzionante grazie appunto all'intervento che è stato fatto da questa amministrazione. Quindi un'amministrazione che programma i lavori in questa città e che finalmente, nonostante ci siano tutti gli intoppi burocratici possibili e immaginabili, ottiene i risultati.